Sono rimasta nella base, limitata principalmente al mio alloggio per altre 3 settimane dopo che Air era stata inabilitata dal dottor Wilcox. Una volta al giorno andavo nella stanza dove Air era a letto, sotto sorveglianza costante del dottor Wilcox. Ogni volta che andavo, mi chiedevano di provare a comunicare con Air mentalmente. Ogni volta non c'era nessuna risposta. Questo mi ha rattristato molto. Con il passare dei giorni aumentava la mia angoscia, pensando che Ael era morto, se questa parola era giusta. Ogni giorno rileggevo le trascrizioni delle mie interviste con Ael, alla ricerca di un indizio che mi facesse ricordare qualcosa o mi aiutasse in qualche modo a ristabilire la comunicazione con Ael. Avevo ancora in mio possesso la busta con le copie delle trascrizioni che Ael non ha voluto firmare. A tutt'oggi non capisco perché nessuno mi abbia chiesto di restituirle. Suppongo che si siano dimenticati. Non ho voluto restituirle. Le ho nascoste sotto il materasso del mio letto per tutto il tempo in cui sono rimasta alla base e da allora le ho conservate. Lei sarà la prima persona a vedere queste trascrizioni. Poiché il corpo di Ael non era biologico, i medici non potevano verificare se era vivo o se era morto, a meno che non si muovesse. Sapevo che se Ael era consapevole come Unesi, l'organismo non si sarebbe mosso. Ho più volte spiegato questo al dottor Wilcox. Ogni volta mi sorrideva leggermente, ringraziava per averci riprovato, toccandomi il braccio. Alla fine della 3ª settimana, il dottor Wilcox mi disse che non erano più necessari i miei servizi, perché era stato deciso dai militari che Ael fosse traslato in un impianto medico-militare più sicuro e meglio attrezzato per affrontare la situazione. Non disse dove si trovava questa installazione. Fu l'ultima volta che vidi il corpo bambola di Ael. Il giorno seguente ricevetti ordini scritti, firmati dal generale Twinings. Dicevano che avevo completato il mio servizio militare negli Stati Uniti e fui ufficialmente scaricata dal ruolo attivo, con liquidazione speciale e una generosa pensione militare. Con documenti appropriati avrei potuto essere trasferita e con una nuova identità. Insieme agli ordini ricevetti anche un documento da leggere e firmare. Era un giuramento che mi legava a mantenere tutto quello che avevo vissuto segreto. La forma del documento era piena di legalità, ma il condensato era molto chiaro: non parlare o discutere con nessuno e in nessun modo di quello che avevo visto, sentito e vissuto durante il mio servizio nelle forze armate, sotto pena di morte, come atto di tradimento agli Stati Uniti d'America. Come detto, mi avevano inserito nel programma federale di protezione del testimone. In altre parole, se fossi rimasta tranquilla, avrei potuto continuare a vivere. Il mattino seguente mi sono imbarcata su un piccolo aereo militare e sono volata ad altra destinazione. Dopo vari piccoli scali, sono sbarcata a Glasgow, Montana, vicino a Fort Peck. Dopo il trasbordo aereo, ripensai all'intera vicenda, chiedendomi che cosa sarebbe accaduto a Ael e a me, e d'improvviso sentii la voce di Ael. Mi sedetti sul letto e accesi la luce del comodino, guardando intorno alla stanza per pochi secondi. Poi mi resi conto che era l'esi di Ael. Naturalmente, il suo corpo non c'era. Mi ha detto: ciao. Il tono del suo pensiero era semplice e amichevole. Indubbiamente era Ael, non ebbi il minimo dubbio. Pensai: Ael, sei ancora qui? Mi rispose che era qui, ma non in un corpo sulla Terra. Era ritornata al suo posto alla base del Dominio, quando fu attaccata dai medici e militari. Percepivo che era contenta che mi avessero rilasciata.
Mi chiedevo come riuscì a fuggire. Ero preoccupata che avessero potuto fargli del danno con la macchina dell'elettroshock. Ayr disse che lasciò il corpo prima che fosse attivata la scarica elettrica. Voleva farmelo sapere. E voleva anche rassicurarmi sul fatto che era al sicuro e che non dovessi preoccuparmi. Ero a dir poco sollevata. A quel punto chiesi ad Ayr se l'avessi rivista. Ayr, in un caldo rassicuramento, mi disse che siamo entrambi esi, non siamo corpi fisici. Ora che era nello spazio e nel tempo, saremmo rimaste sempre in comunicazione. Ayr mi voleva bene e la nostra comunicazione si concluse, per il momento.